Padova. Autovelox già installati da qualche giorno ma non ancora in funzione. Come vi avevamo segnalato con un'intervista al comandante della polizia Antonio Paolocci, a ridosso di Ferragosto sarebbero stati installati nuovi autovelox che entreranno però in funzione soltanto ad autunno dopo un breve periodo di esercizio. Due telecamere sono già state posizionate in corso 1 maggio tra l'uscita 11 e la 10 in entrambi i sensi di marcia. Un altro occhio elettronico in corso Australia dopo lo svincolo di Brusegana nella corsia in direzione sud verso curva Boston. L'ultimo nel tratto che fa parte del territorio comunale della nuova statale del Santo nella corsia in direzione sud verso Padova Est. Non saranno attivi 24 ore su 24 ma funzioneranno a random mediamente per circa 12 ore al giorno.